Eccoci al consueto appuntamento con l'informazione sul canale 85 di Tris. Prima di partire con il telegiornale, diamo insieme uno sguardo agli argomenti principali di oggi. Droga a Catania, retata della polizia, operazione terzo capitolo, 30 le persone arrestate. Concorso esterno in associazione mafiosa, in manette è finito un ex consigliere comunale di Palermo. Mafia Pachino, operazione Araba Fenice, condanne confermate per oltre 140 anni di reclusione. Via Don Luigi Sturzo a Siracusa, un appartamento danneggiato dalle fiamme. Juve Stabia promossa in B con 3 giornate d'anticipo. Siracusa esulta con i gemellati stabiesi. Questi titoli del TG di oggi, tra poco andiamo in onda, soltanto prima qualche istante di pubblicità. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, sedi operative a Siracusa in via Franca Maria Gianni 64 e a Modica al centro commerciale La Fortezza. E siamo nuovamente in studio, benvenuti a questa edizione di Tris Sicilia TG. Come avete ascoltato dai titoli d'apertura, iniziamo parlando di un'operazione antidroga denominata Terzo Capitolo. Sono state 30 le persone coinvolte e arrestate a Catania. Il servizio d'apertura. Operazione Terzo Capitolo della Polizia di Stato. Dalle prime ore di questa mattina a Catania circa 200 operatori della Polizia sono impegnati nell'esecuzione di un'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Etnea ha disposto misure cautelari personali nei confronti di 30 persone a vario titolo indagati per associazione di tipo mafioso appartenente al clan Arena finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi da fuoco, da guerra, spaccio di vari tipi di droga, cocaina, crack, marijuana e skunk. In particolare è stata documentata attraverso le indagini la gestione di una grossa piazza di spaccio. Attraverso un sistema di vedette il tutto era articolato tra pusher, vedette, custodi della sostanza stupefacente e responsabili di piazza. Le indagini hanno fatto emergere le dinamiche quotidiane del punto di spaccio. Come si vede dalle immagini, i controllori erano muniti di radiorice trasmittenti, il via vai degli assuntori e poi la fuga dalla zona non appena si avvistava una pattuglia delle forze dell'ordine. E ancora cronaca con un ex consigliere comunale di Palermo che è stato arrestato dai carabinieri per concorso esterno in associazione mafiosa. Avrebbe procurato e promesso posti di lavoro ai mafiosi e ai loro familiari. I particolari in questo servizio. L'ex consigliere comunale di Palermo e referente storico dei precari Mimmo Russo è stato arrestato dai carabinieri e accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico mafioso, concorso in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. L'inchiesta è stata coordinata dalla DDA di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia. Insieme con l'esponente di Fratelli d'Italia sono indagati Gregorio Marchese, definito al GIP la costola del politico e figlio del
dello storico killer della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, Filippo Marchese, e il consulente d'azienda Achille Andò. Per entrambi accusati a vario titolo di corruzione ed estorsione sono stati disposti i domiciliari. Secondo la Procura di Palermo, per anni il principale indagato, Mimmo Russo, avrebbe utilizzato per i propri interessi la funzione pubblica. Referente dei precari storici di Palermo, in occasione delle campagne elettorali che lo vedevano candidato, avrebbe promesso e procurato posti di lavoro a mafiosi e loro familiari in supermercati, Conad, cooperative e associazioni finanziate con fondi pubblici. Russo avrebbe messo a disposizione il proprio ufficio CAF per l'affidamento in prova ai servizi sociali di diversi condannati per mafia, che grazie al suo aiuto sarebbero così riusciti a lasciare il carcere. Dall'indagine, che si basa sulle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e decine di intercettazioni, è emerso che l'ex consigliere dava soldi e buoni benzina a esponenti mafiosi che venivano poi usati dai clan per comprare voti nei quartieri della città. Cosa Nostra avrebbe avuto così di fatto il controllo delle elezioni comunali e regionali. L'indagato avrebbe anche regalato denaro alle famiglie mafiose per l'organizzazione delle feste di quartiere, occasioni utilizzate storicamente dalle cosche per aumentare il proprio consenso sul territorio. Con la cronaca andiamo sul territorio di Siracusa, esattamente a Pachino, per mafia anche in questo caso. In appello i giudici hanno irrogato pene per oltre 140 anni di reclusione. Vediamo. Condanne per oltre 140 anni in reclusione sono state inflitte dalla prima sezione della Corte d'Appello di Catania, che ha confermato la sentenza di primo grado a carico di 15 imputati che dovevano rispondere di mafia, droga ed estorsioni a Pachino. L'operazione è Araba Fenice, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia, portata a termine dai poliziotti nel 2018. Salvatore Giuliano ha rimediato la condanna a 24 anni, Giuseppe Vizzini 9 anni, Claudio Aprile 21 anni e 9 mesi, Giuseppe Aprile 19 e 9 mesi e poi ancora Giovanni Aprile 21 anni e 9 mesi, Rosara Costa 3 anni e 2 mesi, Sergio Arangio 3 anni, Salvatore La Rosa 1 anno e 4 mesi, Maria Sanguedolce 2 anni e 1 mese, Lorenzo Nunzio Agatino Scalisi 6 anni, Giuseppe Villari 6 anni, Simone e Vizzini 2 anni. Riformate in meglio soltanto le condanne a carico dei fratelli Aprile e poi di Simone, Giuseppe Vizzini e Scalisi. Le indagini hanno riguardato il periodo che va dal maggio 2015 fino al maggio del 2017, con l'esistenza e l'operatività tra i comuni di Pachino e Portopalo di un'associazione mafiosa, Clan Giuliano, capeggiata appunto dal boss Salvatore Giuliano. Per gli inquirenti il clan condizionava le attività economiche della zona con estorsioni, traffico di stupefacenti, furti ad abitazioni e aziende agricole. Le indagini si è incentrata sulla figura di Giuliano e sugli uomini di sua stretta fiducia, Giuseppe Vizzini e i figli Giuseppe, Giovanni e Claudio. Sono una ventina le parti offese, ritenute vittime di estorsione aggravata dal metodo mafioso dal maggio 2015 appunto fino al 2017. Tra queste la società Dasti SRL, che gestiva il servizio di raccolta dei rifiuti a Pachino, e alcune aziende agricole che operano nel settore nella zona sud della provincia. Ancora una notizia di cronaca: i carabinieri della stazione di Melilli hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa a carico di un uomo di 62 anni per maltrattamenti in famiglia. L'indiziato ha procurato lesioni a una donna con la quale avrebbe condiviso 2 anni di relazione sentimentale, insultandola e minacciandola in diverse occasioni. All'uomo è stato anche applicato il braccialetto elettronico. Ci spostiamo nel quartiere periferico di Siracusa, in via Don Luigi Sturzo, dove un appartamento è stato danneggiato dalle fiamme. L'episodio è avvenuto la scorsa notte. Vediamo il servizio. Potrebbe essere stato causato da un problema elettrico l'incendio che ha danneggiato seriamente un appartamento. L'episodio è accaduto poco prima della mezzanotte in un immobile al quarto piano di un palazzo di via Don Luigi Sturzo, nella zona alta della città di Siracusa. Scattato l'allarme, sul posto sono dovute accorrere le squadre dei vigili del fuoco per trarre in salvo l'inquilina. La donna, per precauzione, è stata trasportata con l'ambulanza del 118 all'ospedale Umberto I, dove è stata sottoposta alle cure dei sanitari. Per lei, per fortuna, nulla di grave. Le fiamme, che hanno coinvolto alcune stanze e invaso di fumo i locali, provocando danni consistenti all'immobile, hanno destato il panico tra gli inquilini del palazzo, i quali hanno lanciato l'allarme. I soccorritori hanno spento l'incendio, facendo ritornare la calma nel giro di poche ore.
Andiamo ad Augusta perché l'ingresso e l'uscita dei mezzi dei vigili del fuoco della caserma del distaccamento di Augusta è pericoloso. Le organizzazioni sindacali scrivono al sindaco Giuseppe Di Mare e al commissario del Libero Consorzio Comunale. Da circa 2 anni la nuova sede del distaccamento dei vigili del fuoco di Augusta insiste sulla strada comunale denominata provinciale Augusta Brugoli. L'arteria è nella maggior parte del comune di Augusta ricada all'ingresso e l'uscita degli automezzi di soccorso e l'ingresso per il personale dei vigili del fuoco dalla sede e per una minima parte di competenza il Libero Consorzio. Le organizzazioni sindacali di categoria hanno più volte interessato gli enti preposti, compreso il dirigente provinciale dei vigili del fuoco, senza alcun risultato. In sostanza c'è una pericolosità dell'arteria con un traffico molto sostenuto che talvolta non rispetta i limiti di velocità per la sicurezza stradale. L'allungamento dei tempi tecnici per l'uscita degli automezzi di soccorso costretti, nonostante in sirena, a fermarsi per evitare incidenti stradali con notevole ritardo sul soccorso tecnico urgente. Le organizzazioni sindacali evidenziano che attualmente non vi è segnaletica orizzontale e verticale che richiami anche l'uscita di automezzi di soccorso in aperta violazione del codice della strada. Poi l'invito al Comune di Augusta e al Libero Consorzio di Siracusa, gestori della strada, ad approntare con la massima urgenza la segnaletica stradale e le bande di rallentamento sopraelevate che fanno parte tra l'altro della segnaletica stradale in entrambi i sensi di marcia. Turismo adesso è tasse di soggiorno perché le associazioni del terziario di Siracusa sul nuovo regolamento della tassa di soggiorno dicono che è necessario un confronto con la pubblica amministrazione per definire i correttivi necessari. L'aumento della tassa di soggiorno con il sistema delle percentuali deliberato dall'amministrazione comunale di Siracusa è avvenuto senza alcuna concertazione o avviso preventivo. Queste le parole condivise da rappresentanti dell'associazione Ridusea di categoria, Federalberghi e Confesercenti in una nota congiunta per esprimere il dissenso sul regolamento approvato al Consiglio Comunale. Pur avendo apprezzato il coinvolgimento da parte dell'amministrazione nei preventivi tavoli di confronto a cui le due associazioni provinciali hanno preso parte, dopo le prime settimane dall'approvazione al regolamento rimane lo stupore per la scelta, ma è stato oggetto di discussione ai tavoli, di applicare la tassa in una percentuale legata al costo della stanza. In un settore turistico alberghiero in cui l'ospite è sempre più spesso l'organizzatore del proprio itinerario, scegliendo in prima persona le strutture e i servizi di cui necessita, questa scelta dell'amministrazione risulta, a parere delle due organizzazioni, quantomeno discutibile. Con le tariffe smart che più o meno tutti gli operatori del settore applicano, gestite da software di intelligenza artificiale, calcolare di volta in volta l'importo della tassa diventa un onere in più per il gestore. La scelta del Comune di Siracusa si scontra con un mondo dell'ospitalità che progredisce e mette a disposizione degli operatori sempre più strumenti di facilitazione dei compiti e degli adempimenti. Questa manovra avrà necessariamente un impatto sulle prenotazioni degli alberghi, sostengono Confcommercio e Confesercenti, rischiando di esporre gli operatori a pessime figure con i clienti e obbligandoli a richiedere interventi rapidi sui sistemi operativi che regolano le prenotazioni. Le organizzazioni sindacali di categoria suggeriscono all'amministrazione di convocare nuovamente gli operatori e chiedono dei correttivi da mettere subito in campo per non rischiare un effetto boomerang. Buone notizie arrivano da Palazzo d'Orléans per quanto riguarda il settore dei trasporti. 7.000 posti di lavoro in Sicilia per le nuove infrastrutture. Si tratta degli investimenti ferroviari strategici di WeBuild per i trasporti nell'isola. In tal senso c'è stata una conferenza stampa del governatore Schifani. Sono 7.000 i posti di lavoro stimati necessari nel complesso per realizzare grandi progetti che WeBuild ha in corso in Sicilia, con 1.700 persone già oggi impegnate nei cantieri tra diretti e terzi. Obiettivo del gruppo all'opera sugli 8 progetti affidati da RFI e ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato, è contribuire a rivoluzionare la mobilità sostenibile dell'isola nei prossimi anni, in particolare sulla direttrice Palermo-Catania-Messina, creando in parallelo sviluppo e lavoro specializzato con una formazione professionale specifica realizzata in collaborazione con la Regione Siciliana. Sono i dati emersi nell'incontro con la stampa a Palazzo d'Orléans alla presenza del presidente della regione siciliana Renato Schifani, dell'amministratore delegato di WeBuild Pietro Salini e del presidente di RFI Dario Lobosco per fare il punto sullo stato di avanzamento dei cantieri aperti nell'isola e sulle attività formative messe in campo.
WeBuild sta realizzando interventi di importanza significativa, con investimenti attorno ai 12 miliardi di euro. Ci sarà da lavorare per tanti, ha sottolineato lo stesso governatore dell'isola. Abbiamo firmato mesi or sono un protocollo con WeBuild perché formi i nostri giovani e poi li assuma. Siamo convinti che questo accordo verrà rispettato, già i primi risultati si sono visti con un primo centinaio di assunzioni, si stanno formando altri 500 giovani che verranno assunti, ma il programma complessivo è l'assunzione di ben 7.000 unità siciliane, di giovani siciliani che lavoreranno qui. Sul Palermo-Catania-Catania-Messina la media velocità ferroviaria, i tempi sono dicembre 2026 perché sono previste dal PNRR. Il ponte avrà i suoi tempi che obbediranno naturalmente ad esigenze strategiche di più ampio respiro, ma sono convinto che quest'opera strategica ormai sta per partire perché c'è la volontà politica, c'è la copertura finanziaria, la Sicilia sta contribuendo già con 1.300.000.000 e quindi ci sarà da lavorare per tanti. Parliamo di spettacoli adesso, o meglio di un laboratorio comico e spettacolo. I falsi d'autore aprono le porte a tutti per un progetto di condivisione teatrale. I particolari in questo servizio. Giuseppe Urso, detto Francis Calimano. Vice passa l'acqua in arte daily. Io mi chiamo Vincenzo Magistro e sono in coppia con Giuseppe Conti e siamo i Nani. Sono Mestre Iachino. Io sono Vanni Di Maria. Ciao a tutti, sono Marco Serra. Perla Salvatore. Io sono Luciano Spiguglia. Io sono Salvo Bologna. Ironici, simpatici, spontanei e coinvolgenti sono i comici del laboratorio teatrale aperto a tutti. Buonasera, io mi voglio mettere in contatto con mia nonna. È morta sua nonna? Certo, per mettermi in contatto non ci chiamavo con cellulare. Sosetta, nonna di Delia, ci sei? Io sono qui! Ciao nonna! I falsi d'autore infatti hanno dato vita ad un laboratorio di teatro comico gratuito e aperto a tutti, rivolto a chi già ha avuto esperienza nel campo o chi per la prima volta vuole dare spazio alle proprie doti naturali artistiche. Allora veniteci a guardare qui al Teatro degli Elfi, anche se è tutto sold out, ma faremo sicuramente altre date. Qui in via. Va bene, basta, già la parola assai. E qua con Salve e con tutti i ragazzi abbiamo creato questo spettacolo di nostra serie, anche altre date. Via Monsignor Carabelli, 58 anni. Ma vi sembra facile fare il mio mestiere? Assolutamente no! Innanzitutto mi devo svegliare alle 4 di mattina. Facciamo colazione. Io poi preghiamo. Facciamo il pranzo. Io poi preghiamo. Se ancora mi sta tagliando una cucina, stai scendendo e ti posso aprire a te per non farti bruciare la macchina. Ridere è una cosa seria, questa è la citazione dello psicoterapeuta, scrittore e docente universitario Mario Farnè. Seria proprio per i benefici nell'anima che apporta l'ironia e della leggerezza di una risata mettendosi in gioco su un palcoscenico. Questo è il senso del laboratorio comico teatrale. I falsi d'autore Lab è aperto a tutti, non si paga nulla. Se volete trovarci, andate su, come si dice, su Facebook, sulla pagina dei falsi d'autore, sui social, sì, in aiuto di me. E potete partecipare, facciamo scrittura comica fino a che arriviamo alla parte recitativa, fino a... No, poi andare sul palco, esibirci con la gente che di solito ci abbatte le mani, alcune volte ci tenono delle cose, però di solito ci abbattono le mani. Ci tenevo a dire che siccome è gratis siamo tutti qua, perché se era a pagamento non c'era nessuno sicuramente. Allora vi aspettiamo. Vabbè, vi aspettiamo, ciao, grazie. Arrivederci a tutti, grazie per... Ciao. Siamo allo sport con il calcio, con la Juve Stabia che torna in Serie B con 3 giornate di anticipo. I complimenti da parte del Siracusa Calcio e lo storico gemellaggio tra le due tifoserie che dura da 45 anni.
Mancava un solo verdetto della regular season ed è arrivato. La Juve Stabia ha vinto il girone C della Serie C e ha raggiunto Mantova e Cesena sul treno che porta alla prossima Lega B. Il salto di categoria, grazie al pareggio 0-0 ottenuto in casa del Benevento nella 35esima giornata di campionato. Una meritata promozione ottenuta con 3 giornate di anticipo. Sono 11 infatti i punti di vantaggio su Avellino e sullo stesso Benevento. I complimenti alla Juve Stabia per la vittoria del campionato di Serie C sono arrivati dal Siracusa Calcio, espressi pubblicamente sulla pagina ufficiale di Facebook della società azzurra. È storico il gemellaggio tra i due sodalizi, nato il 3 giugno del 1979 a Castellammare di Stabia, in occasione della trasferta di campionato del Siracusa con il Sorrento, nello stesso giorno dei funerali di Nicola De Simone. Non passò certamente inosservata la presenza di oltre 1500 tifosi del Siracusa in corteo verso il cimitero. Lo sfortunato giocatore, nato a Castellammare di Stabia, morì sul campo in seguito ad uno scontro violento di gioco indossando la maglia del Siracusa durante la partita con la Palmese allo stadio comunale di Palma Campania. Era il 13 maggio. Sarebbe morto all'ospedale Caldarelli di Napoli il 30 maggio, dopo 17 giorni di coma. Il gemellaggio tra Siracusa e Juve Stabia fu ufficializzato 5 anni dopo dai gruppi ultra di entrambe le tifoserie. Da allora i sostenitori delle due squadre si sono stretti in un unico Sira Stabia, nel ricordo del calciatore, e rappresenta uno dei più antichi e forti gemellaggi in ambito nazionale. Auguri quindi alla Juve Stabia, era il servizio che chiudeva questa edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Arrivederci e a risentirci al prossimo appuntamento.